Non più un muro, ma una prova di dialogo, con la pace che però è ancora lontana. Lunedì sera a Piade Nadrizzone si sono ritrovati il sindaco Matteo Guido Priori, i capigruppo Pietro Francesconi per la maggioranza e Ivana Cavazzini per la minoranza, più Dante Benelli, ora fuori uscito dalla maggioranza e battitore libero, oltre ovviamente ad Elvezio Storti della ditta Trasporti Pesanti. Sul piatto il progetto di stoccaggio rifiuti in zona stazione ferroviaria, osteggiato dal comune. Hanno chiesto dei chiarimenti, sono stati dati, erano imbarazzati e non sapevano come giustificare il loro comportamento. L'unica domanda che ci ha fatto il sindaco è stato: ma perché l'avete fatto a Piadena? Il termine alla Piadena non so perché dovevo farlo. Il mio termine è di 180.000 metri e il deposito dei rifiuti riguarda 300 metri, quindi l'esiguità dell'attività. Il sindaco invece ha ribadito: no, lei ci presenta una nuova lista di codici CER ridotta. Ho detto: io di liste ridotte non gliene presento, perché io faccio il trasportatore, non il produttore, quindi io devo trasportare quello che mi mandano, purché sia nei termini di legge. Se però per salvare capo al cavolo c'è da eliminare qualche codice CER, ditemeli voi quali sono quelli che voi ritenete pericolosi e io li valuterò. Un'apertura tiepida dunque, ma la soluzione sembra lontana, come conferma il sindaco Priori. Il problema è che tutto quello che hanno detto è tutto confutabile, cioè ma notevolmente confutabile. Quindi il problema grosso è quello. I presenti che c'erano, quindi due capigruppo, Francesconi e la Cavazzini, hanno praticamente detto che allora si vedrà di fare un elenco nuovo di rifiuti, eccetera, e poi di proporglielo. Adesso vediamo i due capigruppo cosa hanno intenzione di fare e cosa proporranno. La provincia di Cremona ha mandato tutta un'altra serie di prescrizioni ulteriori ad altre richieste che avevano fatto loro, quindi sono due pagine di osservazioni. E mi piace, perché vuol dire che anche la provincia ha cominciato a capire che effettivamente la cosa diventa di altro genere. Ecco.